buongiorno a tutti. Cosa facciamo quest'oggi? Facciamo una ricetta veloce veloce. Facciamo risotto con porri e brie. Quindi un porro, riso per due persone, in questo caso sono circa 180 grammi di riso che equivalgono a tre persone normali. Perché una è dentro di te. Per due persone invece sono circa 60-70 grammi a testa, ok? Quindi vedete voi a seconda quello che siete abituati a mangiare. Poi un po' di burro per la pentola dove andremo a cuocere il riso. Vino bianco che prenderemo dopo dal frigorifero. Un po' di brodo caldo che avrete messo già sulla pentola. Almeno mezzo litro, sicuramente un po' di più di mezzo litro servirà per cuocere il risotto, quindi lo preparate già. Mezza cipolla oppure uno scalogno, ok? Vedete voi che cosa avete in casa. Un po' di sale, pepe nero, olio extravergine. Boh, andiamo a fare il nostro risotto. Allora, iniziamo a tagliare il porro. Lo tagliate a metà e poi lo tagliate sottile sottile. Poi andiamo a tagliare il nostro scalogno, la nostra cipollina. Accendiamo il fuoco, quindi riscaldiamo la nostra pentola. Allora anche qua io adesso lo cuocio in una pentola di acciaio. Ovviamente per il risotto, se non volete farlo attaccare, non volete stare lì ogni due minuti a girarlo, la pentola antiaderente è la cosa migliore. Io solitamente lo giro in continuazione, quindi non si attacca, è sempre a fuoco basso, perché comunque l'acciaio, il rame portano il calore meglio e il risotto cotto lentamente è ovviamente la cosa migliore, come le zuppe e via dicendo. Quindi ora andiamo a prendere vino bianco. Allora, cosa faccio io di solito? Ci sono varie correnti di teoria. Chi mette prima il risotto, lo fa tostare, poi lo sfuma e aggiunge solo dopo gli ingredienti. E chi invece mette prima l'ingrediente e lo cuoce leggermente, il risotto lo sfuma e poi fa la cottura del risotto. Io sono per questa seconda corrente, cioè secondo me mettere prima l'ingrediente, il porro, la cipolla eccetera, aggiungere il risotto, farlo scottare, sfumarlo e poi cuocerlo, dà secondo me un sapore maggiore ai chicchi di riso, ok? Si imbevono proprio dell'essenza dell'ingrediente. Quindi andiamo ad aggiungere la cipolla. La facciamo dorare un attimino. Aggiungiamo il porro. Appena è dorata la cipolla, facciamo dorare un attimino. Quando inizia a dorare, aggiungiamo il brodo per cuocere il porro un attimino, mezzo mestolino, non di più. Quando sarà evaporato, aggiungiamo il risotto. Facciamo evaporare bene il brodo che abbiamo aggiunto. Aggiungiamo un po' di pepe, giusto una macinata. Non aggiungiamo sale, lo aggiungeremo semmai dopo, perché col brodo che è già salato non vorrei mai che si salasse troppo il riso, ok? Anche per poi c'è il parmigiano, il burro, insomma la mantecatura. Ora che è evaporato bene il brodo, aggiungiamo il riso. Lo facciamo tostare bene, quando diventa semitrasparente aggiungeremo il vino bianco. È a fuoco medio. Io vi consiglio di girarlo in continuazione perché sennò si brucia facilmente. Nella pentola aderente no, ma nella pentola d'acciaio, se avete quella d'acciaio, sì. Quindi giratelo in continuazione. Quando vedete che inizia ad asciugarsi ed è stato tostato per quei 5 minuti circa, aggiungiamo un po' di vino bianco, senza esagerare. E lo facciamo evaporare.
quando non sentite più l'odore di alcol vuol dire che è evaporato. Ora aggiungiamo un mestolo alla volta il brodo. Ok, non esageriamo perché io lo aggiungo sempre un po' alla volta per vedere come si asciuga il nostro risotto. Quindi lo aggiungiamo, gli diamo una bella girata e lo facciamo cuocere per un quarto d'ora circa. A metà cottura assaggiatelo, perché se dovete correggerlo di sale lo correggete a circa metà cottura o più in là, insomma. L'importante è che lo assaggiate per vedere com'è il sapore. Perfetto. Nel frattempo prendete il vostro brie, cosa fate? Lo tagliate a fettine, togliete, anche se buona, la crosta intorno, perché mantecata con il risotto dà dei grumi che non sono belli da vedersi, anche se sono buoni, quindi se lo fate in casa potete farlo. Però solitamente va tolta per fare una bella mantecatura con il parmigiano, togliete la crosticina, lo tagliate a striscioline e poi a dadini, perché poi lo useremo alla fine per mantecare il risotto. Aggiungiamo un mestolino all'occorrenza, solo quando vediamo che si asciuga troppo. Fate attenzione al tempo, agli ultimi minuti, di non aggiungere troppo brodo, sennò diventa liquido. Quindi fatelo asciugare verso gli ultimi minuti e deve rimanere in pratica né troppo asciutto né troppo liquido. Quindi all'onda, diciamo così, si dice così, ok? Anche perché poi lo dovremo mantecare con il burro e il parmigiano. Allora vedete che è come dire all'onda, ma non è né troppo liquido né troppo asciutto. Allora, il nostro risotto è pronto, perché l'ho appena assaggiato, sono passati circa un quarto d'ora, che più o meno la cottura è quella. Quindi cosa facciamo? Gli diamo ancora una girata, lo spegniamo, lo togliamo dal fuoco, lo facciamo riposare un attimino per non avere il risotto bollente, ok? Assaggiatelo sempre, ve l'ho detto, se manca di sale aggiungetelo lì a metà cottura, e poi aspettiamo un attimino, poi aggiungiamo, andiamo a prendere il burro, il parmigiano e il nostro brie. Prendiamo il nostro brie, senza farlo cadere, aggiungiamo abbondante parmigiano e poi iniziamo ad affogare e girare tutto nel nostro riso. Facciamoli mantecare bene, facciamo sciogliere bene il burro, lo lasciamo un attimo qua così si scioglie un attimino il burro e poi gli diamo un'altra girata. Mantechiamo bene. Assaggiamo il nostro risotto. Guardate il brie qua che cola. Buonissimo. Mantecatura perfetta. E ora noi ci andiamo a gustare il nostro riso con i porri e brie. Ci vediamo alla prossima ricetta, non mancate. Scrivete i commenti, scriveteci, iscrivetevi al canale, perché ci sono tante cose bellissime e interessanti da vedere. Ciao, a presto!
Ba-da-ba-ba-ba.